Tornati. Stavo pensando tra me e me. Beh, si fa presto a dire salvia, ma sono circa 900 specie diverse sul pianeta le salvie conosciute e moltissime si trovano in effetti anche in Europa e soprattutto in Italia. Va da sé che non ci sarà soltanto la salvia officinalis che tutti conosciamo perché è un'essenza aromatica per la nostra cucina. No, no, ci sono molte salvie e insospettabilmente alcune hanno dei colori incredibili, per esempio rosse o come il corallo, gialle, arancioni, blu, naturalmente violacee. Ce n'è poi una sul nostro territorio nazionale e molto concentrata in questa parte della Toscana che probabilmente tutti quanti voi avrete visto. Ma le cose molto comuni spesso perdono il nome e anche l'abitudine a considerarle preziose. Alludo alla salvia verbenaca, naturalmente appartenente alla famiglia delle lamiace o delle labiate. Mia nonna, Amansina detta Amaddia di Casoli di Camaiore, la mamma di mia mamma, conosceva molte piante da raccogliere, sia per quelli che sono i grandi e piccoli segreti medicamentosi, sia soprattutto includere le erbe spontanee nella propria alimentazione. Dunque, mia nonna chiamava questa pianta sporta vecchia e così nel mio paese nativo si sono chiamate sempre queste salvie. Sporta vecchia. Sporta, ovvero la borsa della spesa, la borsa con cui si trasporta. Lo abbiamo imparato purtroppo anche recentemente, da asporto. E dunque la sporta è una borsa che serve per portare o trasportare, in questo caso il cibo. Anche i muratori in Toscana hanno la sportina, sorta di piccola borsetta che contiene quanto serve durante la pausa pranzo. Ebbene, la salvia verbenaca era chiamata sporta vecchia perché le signore anziane, insomma le vecchie, ma anche la vecchia tradizione, portava loro a riempire quella borsa della spesa di non spesa, ma di raccolta gratuita. E si includeva sempre questa foglia, una foglia che la fa avvicinare alla verbena. Per questo verbenaca, la verbena è un'altra pianta, la verbena officinalis. Appunto dicevo, la similitudine porta a chiamare questa salvia verbenaca, ma noi la mettevamo sempre nella miscela, nel mix delle piante che si andavano a raccogliere per essere cucinate, perché questa pianta conferisce quel genere di amarognolo di gusto particolarmente invitante che ha anche delle vere e proprie proprietà medicamentose. Depura il fegato, ci fa eliminare facilmente scorie e anche tossine. Aumenta la minzione e anche attraverso la sudorazione riesce in effetti a depurare l'organismo. Ma chiamandosi salvia, al pari di tutte le sue sorelle, ci salvava. Eh sì, salvava le persone in epoche difficili e lontane quando attraverso le piaghe e le ferite potevano fare ingresso patogeni che portavano anche alla morte oppure a serie conseguenze come l'amputazione di un arto. E allora tutte le piante emostatiche, emo, suffisso greco di sangue, statico, parola che deriva dal latino e che vuol dire fermo, sangue fermo, fermare il sangue, emo statico. Ma anche invece proprietà cicatrizzanti, queste sono le proprietà aggreganti piastriniche che generano sorta di ponticelli che vanno a riparare i tessuti, quindi questa è un'azione successiva all'emo statico. E allora tutte le piante che suturavano le ferite, le cosiddette vulnerarie, erano chiamate quelle che ti salvano. Salvare, salvia. Questa era la salvia verbenaca appartenente alla famiglia delle lamiacee.